Trent'anni fa venivo ucciso dalle BR Fulvio Croce, presidente degli avvocati torinesi. Ora un film documentario ricorda il suo coraggio civile. Verrà tradotto anche in francese e inglese. Avvocato. Aprile 1977, Fulvio Croce, presidente dell'Ordine degli Avvocati Torinesi, viene ucciso dalle Brigate Rosse mentre rientra in studio in via Perrone a Torino. Da quel grido omicida avvocato, il film di Alessandro Melano e Marino Bronzino prende il titolo. Un film che attraverso testimonianze precise e toccanti rievoca la folle sfida tentata dal terrorismo brigatista allo Stato e in particolare alla giustizia italiana. Per un anno non si riuscì a comporre la giuria popolare della Corte d'Assise, il processo fu rinviato, fu necessario modificare la legge e solo alla 40ª estrazione furono trovati 6 cittadini che ebbero il coraggio di affiancare il presidente Barbaro nel primo processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, mentre fuori dall'aula gli omicidi e i ferimenti continuavano. Il film, distribuito in 60.000 copie, è stato proiettato ai giovani avvocati del Piemonte, verrà proiettato all'università e tradotto anche in inglese e francese come esempio di impegno civile di fronte al terrorismo.